I dormiglioni con Marco Pesacane. Sarà felice sicuramente questa mattina Francesco Albanese, dato che questa sera esce il suo film Ci devo pensare. Buongiorno Francesco. Sì, ci sono, adesso mi sento benissimo. Perfetto, allora io volevo sapere tu come stavi vivendo queste prime ore del mattino di questo 9 aprile, che per te è una data sicuramente importante. Allora, mo sono ancora in pigiama, mi sono alzato da pochissimo, perché era una lunghissima giornata con appuntamenti, e è importante arrivare stasera dopo, diciamo, dopo tanto lavoro. Vediamo un poco che ne pensa il pubblico, che ne pensano le persone, capito? Meritiamo di essere applaudito o essere battuto. Questo è un po' quello che... Beh, le premesse però per gli applausi ci sono tutte, perché io per sicurezza stasera vado con Vasca a fare presentazione, poi vediamo un po' cosa succede. Non si può mai sapere, giustamente. Però dai, le premesse ci sono tutte. Ci sono presenze importanti nel film, ci sono delle garanzie per quanto riguarda la comicità partenopea degli ultimi tempi. Il film fa molto ridere. E ti fa anche, diciamo, emozionare, perché è anche sentimentale. Abbiamo cercato di mettere insieme queste due miscele, che chi l'ha visto si è molto divertito e anche abbastanza emozionato. Quindi spero che al grande pubblico possa arrivare questo che abbiamo fatto. Poi ci sono, come hai detto tu, delle garanzie come Boli, Alessandro Boli, Vicino Tutta, Mariano Bruno come Vigromen, la webstar di Giacal, Ciro Pirlo. È un po' di un cast abbastanza, Paolo Caiazzo, è un di professionisti della risata, quindi ecco, che abbiamo, siamo riusciti. Io poi penso che lavorare a un film del genere con questo tipo di personaggi, io credo che voi vi siete divertiti tantissimo anche a girare il film. Forse sono tante le risate che vi siete fatti a telecamere spente, no, durante le riprese. Ma poi non avete ripreso, che noi si girava bella e buona, i sentivi che si prendere in giro, scuotere dagli altri, non era in quel momento, oppure quando giravi, come tu dici, schiattavi dalle risate perché non riuscivi a portare a termine la scena, perché si viveva. Sono cose che succedono solo quando c'è una bellissima sintonia tra gli attori e c'è, diciamo, quell'allegria e quella leggerezza. Eh sì, quello è poi importante. È importante perché poi permette davvero di lavorare al meglio, e per questo io sono sicuro che stasera ci sarà modo da parte di tutto il pubblico di divertirsi insieme a voi. Storia poi molto importante, perché tu tocchi anche tematiche giovanili, il lavoro precario, comunque le storie d'amore che non sono mai semplici, soprattutto in questi ultimi tempi. Insomma, sono tutte tematiche che tieni particolarmente a cuore. Molto legali, capito? Perché se non sa bene lavorativamente, solo di cui all'amore, per far capire se è una casa, puoi dedicarti ad altro. Invece, se queste cose ti vengono tutte meno, è difficile concentrarti su una sola cosa. E attraverso del film che abbiamo fatto noi, è così: a un certo punto cadono i pilastri fondamentali della vita, l'amore, la casa, il lavoro, e lui deve reinventarsi tutto. Quindi può essere una storia attualissima, hai capito? Sì, no, infatti purtroppo è una realtà che tocca tante persone, insomma, il doversi reinventare giorno dopo giorno e magari affrontarlo poi con il sorriso, tra le altre cose, come dicevi tu, sì. È anche un film che poi parla di sentimenti, quindi ci sarà modo anche di riflettere, però può essere anche un aiuto per tante persone a prendere un po' più con il coraggio a quattro mani e cercare, ecco, di reagire poi a quelli che sono i problemi che arrivano. Ma sì, bisogna sempre reagire in un modo o un altro, ma la reazione ci deve essere, non possiamo restare fermi. E quindi magari il film può dare un'idea a qualcuno di come reagire, di come, perfetto, di come andare avanti. Va bene, allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per stasera, siamo sicuri che il successo sarà garantito. Crepi, Ma sto lupo, però gira e rigira, non muore mai, siamo sempre là. Però dai, porta bene. In bocca al lupo, grazie Francesco Albanese.
Grazie a voi, grazie di tutto. Grazie, buona giornata. E io vi ricordo che da questa sera al cinema Ci devo pensare di e con Francesco Albanese. I Dormiglioni su Radio Amore Napoli.